Oggi parliamo di orzo e farro, due pilastri della dieta mediterranea. Due cereali storici che strizzano l'occhio al gusto e al benessere fin dai tempi della Magna Grecia e dell'antica Roma. Potrebbe non bastare un'intera storia in bicicletta per raccontarvi tutte le loro proprietà benefiche, ma naturalmente lo faremo lo stesso e con la passione di sempre. Direttamente dal campo, qui a Iolanda di Savoia nel Ferrarese, dove oramai siamo un po' di casa. Ciao Marzia, come stai? Ciao Beppe, bentornato a Iolanda. Grazie. Senti, ho constatato che chi vuole seguire uno stile di vita davvero sano mangia tanti cereali, soprattutto orzo e farro, è vero? Sono assolutamente d'accordo e sono molto contenta che in quest'ultimo periodo vi sia una crescente consapevolezza e sensibilità verso un'alimentazione sana, naturale e certificata. Non possiamo più permetterci di non sapere da dove viene il cibo, come viene fatto, e noi di Bonifiche Ferraresi vogliamo andare proprio in questa direzione. Infatti i cereali li coltiviamo, li raccogliamo e li confezioniamo dal campo fino alla tavola. Facciamo tutto questo perché i cereali hanno delle caratteristiche nutrizionali straordinarie. Pensa soltanto alle fibre, al potassio, al magnesio e alla ricchissima gamma di vitamine di cui sono costituiti, che non possono assolutamente mancare nella nostra dieta. Entriamo un po' nei dettagli, raccontiamo un po' il mondo dei cereali. Stiamo costeggiando questo campo arato e sicuramente è già pronto per la semina, ma quali sono gli step successivi? Qui stiamo parlando dell'antica cultura contadina, molto simile a quella del grano. Si semina in autunno, si raccoglie d'estate, seguendo l'andamento delle stagioni e dando alla terra solo quello di cui ha bisogno. Dopo la trebbiatura, i cereali vengono raccolti, poi vengono puliti, vengono analizzati e poi stoccati nei silos della nostra orzeria, che si trova proprio dietro le nostre spalle, davvero a chilometri zero. Il farro viene decorticato, ovvero viene eliminato al primo strato superficiale. L'orzo viene decorticato e perlato, quindi oltre al primo strato viene eliminata anche la cuticola, proprio per arrivare al cuore del prodotto. E questo fa sì che si accorcino di molto in cucina i tempi di cottura. Oltre al farro e all'orzo, quali altri cereali coltivate? In Bonifiche Ferraresi coltiviamo molti altri tipi di cereali, per esempio il miglio, il grano saraceno, il mais e a breve avremo anche il grano Senatore Cappelli, decorticato e perlato, una sorta di risotto col più antico dei grani italiani. Tornando a noi, posso dirti che i nostri cereali Le Stagioni d'Italia sono confezionati a Monselice e che in ogni passaggio assicuriamo degli accuratissimi controlli di qualità. Sai cosa mi affascina, Marzia? È che noi stiamo parlando appunto di consumo di cereali come il farro, l'orzo, come un trend di nuova generazione, ma in realtà le proprietà erano già note sin dall'antichità. È una riflessione molto interessante, Beppe. Pensa che Ippocrate, il padre della medicina precristiana, consigliava alle persone di mangiare orzo e farro. Occorre recuperare gli insegnamenti del passato, addirittura remoto, come in questo caso. E questa è la filosofia di Bonifiche Ferraresi. Marzia, anche la mia filosofia. Dal campo alla tavola, come i vostri prodotti. Per ora vado ad assaggiare qualcosa di buono che avranno preparato per il pranzo, eh? Ciao Beppe, allora buon appetito. Ciao, grazie. Ciao. Ciao Max, come stai? Va bene, tutto bene? Tutto bene, è sempre molto interessante scoprire tutti i segreti dei cereali dal campo al piatto. Cosa ci hai preparato? Eh sì, oggi abbiamo preparato cereali della stagione d'Italia e abbiamo orzo perlato, farro perlato, qualche lenticchia. Un po' anche di mare sempre nel piatto, con crostacei, mazzancolle e canocchie. Senti, quali sono i passaggi di questa ricetta? Beh, innanzitutto mettiamo in ammollo i cereali, in acqua fredda. Tre tipologie, quindi tre ammollature diverse, e successivamente li raccogliamo e li cuociamo però tutti insieme in una bella casseruola con un filo d'olio extravergine di oliva Le Stagioni d'Italia. Risottiamo con un fondo di cipolla e a parte vado a scottare i crostacei, canocchie, mazzancolle e gamberetti. Il tutto poi prende questa forma a tortino. Creiamo un piccolo tortino di cereali, a parte asciughiamo e mettiamo in decoro i crostacei che vanno mangiati però. Max, mi hai convinto. E naturalmente ora vado ad assaggiare questo piatto gustoso, però l'appuntamento per voi è tra pochissimo a Linea Verde. Vi aspetto.